Nel 1637 il grande matematico francese Pierre de Fermat stava studiando le terne pitagoriche sul secondo libro di un antico trattato dell'epoca ellenistica, l'Aritmetica di Diofanto di Alessandria. A un certo punto ebbe l'idea di un nuovo teorema, lo appuntò sullo spazio bianco della pagina e a fianco scrisse: "Dispongo di una meravigliosa dimostrazione di questo teorema, che non può essere contenuto nel margine troppo stretto della pagina." Qual era l'ipotesi formulata da Fermat? E il matematico aveva davvero trovato una dimostrazione oppure stava bluffando? E perché questa ipotesi, nota come ultimo teorema di Fermat, ha ossessionato per secoli i migliori matematici che si sono affannati per dimostrarla? Lo scoprirete dopo la sigla. Video voglio parlarvi di uno dei misteri più affascinanti e sconvolgenti della storia della matematica, l'ultimo teorema di Fermat. Pierre de Fermat non era un matematico di professione, era per così dire un dilettante, ma che dilettante! Fermat è infatti considerato uno dei più grandi matematici di tutti i tempi. Nato nel 1601 vicino a Tolosa, aveva studiato legge ed era diventato avvocato al Parlamento di quella città. Nel tempo libero si dilettava a scrivere poesie e soprattutto a coltivare la sua grande passione per i numeri. I suoi contributi alla teoria dei numeri, al calcolo delle probabilità, alla geometria analitica e allo studio delle funzioni furono determinanti per lo sviluppo della matematica. Per capire l'ultimo teorema di Fermat, dobbiamo tornare per un attimo al teorema di Pitagora. Il teorema di Pitagora afferma in sostanza che le lunghezze dei cateti A e B e la lunghezza dell'ipotenusa C di un triangolo rettangolo rispettano la relazione A alla seconda più B alla seconda uguale C alla seconda. Ci possiamo chiedere quindi quali terne ABC di numeri naturali, quindi numeri del tipo 0, 1, 2, 3, eccetera, soddisfano questa uguaglianza. C'è una soluzione molto semplice che è data dal terzetto 3, 4, 5, proprio perché 3 alla seconda più 4 alla seconda è uguale a 5 alla seconda, cioè 9 più 16 è uguale a 25. Ma ce ne sono infinite altre, per esempio 5, 12 e 13, oppure 7, 24 e 25. Queste terne vengono chiamate terne pitagoriche. Il senso è che per ognuna di queste terne esiste un triangolo rettangolo i cui lati hanno esattamente quelle lunghezze. Pierre de Fermat si accorse che di terne pitagoriche aveva scritto diffusamente Diofanto di Alessandria nella sua celebre Aritmetica. L'idea che ebbe in quel giorno del 1637 era molto semplice, e cioè Fermat si domandò se fosse possibile estendere il concetto di terna pitagorica usando esponenti uguali a 3, ad esempio, anziché 2. Fermat, cioè, si mise a cercare delle terne ABC di numeri naturali che verificassero la relazione A alla terza più B alla terza uguale a C alla terza. Ma non trovò nessuna soluzione. Provò anche con gli esponenti 4, 5, 6 e così via, ma senza ottenere risultati. Generalizzando il problema, Fermat si domandò se esistevano terne ABC di numeri naturali per le quali valesse una relazione del tipo A alla n più B alla n uguale a C alla n, quindi utilizzando un esponente generico n naturale maggiore di 2 però. Nella sua testa si fece strada la supposizione che quell'equazione non avesse alcuna soluzione. Fermat era un matematico un po' particolare, non gli piaceva rendere pubbliche le sue scoperte e non gli interessava nemmeno il consenso dei colleghi. Da buon dilettante, non si sentiva nel dovere di rispettare le pratiche in uso nella comunità dei matematici e faceva ricerca solo per un proprio piacere personale. Come se non bastasse, ogni tanto sfidava gli altri matematici a risolvere problemi che lui stesso era riuscito a dipanare.
queste sue abitudini lo resero molto antipatico agli occhi dei colleghi. Per Cartesio era uno sbruffone, per John Wallis era addirittura il maledetto francese e così via. Per dimostrare la sua supposizione, Fermat non poteva certo procedere per tentativi. Anche concentrandosi su un solo valore di n, beh, avrebbe dovuto esaminare tutte le infinite terne possibili di numeri naturali e avrebbe poi dovuto controllare tutti gli altri infiniti valori di n. D'altra parte, anche il teorema di Pitagora non si dimostra certo controllando uno per uno tutti i triangoli e rettangoli del mondo. Il matematico francese era ben consapevole che servisse una dimostrazione rigorosa. E così scrisse quella celebre annotazione. Dispongo di una meravigliosa dimostrazione di questo teorema che non può essere contenuta nel margine troppo stretto di questa pagina. La domanda che ci poniamo è: Fermat era sincero? In altri termini, aveva davvero trovato una prova rigorosa della sua ipotesi, oppure il suo fu soltanto un magnifico e memorabile bluff? Nel corso di questo video cercheremo di capirlo. Di sicuro nei secoli successivi l'ultimo teorema di Fermat, come venne battezzato l'intricato enigma, divenne l'ossessione di numerosi matematici, tra i quali Eulero, Legendre, Sophie Germain, che inutilmente si affannarono per trovare la fatidica dimostrazione. Siamo ora a Cambridge nel 1963. 3 secoli dopo la beffarda annotazione di Fermat, un'altra persona riceve un'illuminazione leggendo un libro. Questa volta però è un bambino inglese di 10 anni. È appena uscito da scuola e mentre cammina per tornare a casa decide di fare una deviazione nella biblioteca del suo quartiere. Si dirige subito verso lo scaffale dei volumi di matematica perché quella è la materia che preferisce. E viene attratto da un testo di Eric Temple Bell, intitolato The Last Problem. Lo prende, si siede a un tavolo per leggerlo. Il libro parla dell'ultimo teorema di Fermat. Il bambino scopre che in realtà non si tratta di un teorema, ma di una congettura, non ancora dimostrata. E immediatamente il ragazzino comincia a sognare. E in cuor suo prende una decisione. Sarà proprio lui a risolvere la sfida secolare dell'ultimo teorema di Fermat. 30 anni dopo, quel bambino è cresciuto. Non è più seduto al tavolo di una biblioteca di quartiere, ma ad una prestigiosa cattedra di matematica dell'Università di Princeton. Ma Andrew Wiles, questo è il suo nome, non ha dimenticato la sua promessa. Al contrario, negli ultimi 7 anni si è totalmente isolato dal mondo e si è dedicato esclusivamente alla ricerca della sua dimostrazione perduta. Lo ha fatto all'insaputa di tutti, tranne che della moglie. Nel luglio 1993, Wiles annuncia una serie di 3 lezioni pubbliche a Cambridge. Il titolo del seminario non lascia presagire nulla di straordinario, ma dopo i primi 2 appuntamenti si diffonde una certa aspettativa. Alla terza lezione l'aula si riempie all'inverosimile di matematici. Molti di loro sperano di poter assistere ad un evento epocale e sono arrivati armati di macchina fotografica per immortalare il momento fatidico. In effetti, al termine della conferenza, Wiles mostra che a partire dalle argomentazioni illustrate fino a quel momento nelle conferenze è possibile dedurre la veridicità dell'ultimo teorema di Fermat. Come volevasi dimostrare, quindi. Un lungo e caloroso applauso conclude la lezione. La comunità matematica mondiale è in preda al più grande entusiasmo. Wiles ritiene di aver raggiunto l'obiettivo della sua vita. Ma non sa che la tragedia è imminente. Eh sì, perché poche settimane dopo viene scovato un errore. Un errore nella dimostrazione di Wiles. Il matematico inglese vi rimane sconvolto dalla notizia, ma non si dà per vinto. È sicuro che l'impostazione della sua creatura, della sua dimostrazione, è buona e sia sufficiente un aggiustamento per eliminare il difetto. Si ritira nuovamente in clausura per un anno e lavora giorno e notte, ma l'obiettivo sembra allontanarsi progressivamente.
Il 19 settembre del 1994, quando è sul punto di arrendersi, ha un'intuizione decisiva e riesce a sciogliere il groviglio incriminato. Anni dopo confesserà: era una soluzione così indescrivibilmente bella, era così semplice e così elegante, non riuscivo a capire come mi potesse essere sfuggita e la fissai incredulo per 20 minuti. Poi, durante il giorno, andai in giro per il dipartimento e continuavo a tornare alla mia scrivania per vedere se la soluzione era ancora lì. Era ancora lì. Non riuscivo a trattenermi, ero eccitatissimo. Fu il momento più importante della mia vita di lavoro. Niente di quello che potrò fare significherà altrettanto. Wiles torna a casa e ci dorme sopra. La mattina dopo fa un'ulteriore verifica e si ritiene soddisfatto. La preda enorme e sfuggente alla quale dava la caccia da 30 anni è ormai nelle sue mani ed è giunto il momento di annunciarlo al mondo. Lo rivela alla moglie. Ce l'ho! Penso di averla trovata! La moglie pensa che stia parlando di un giocattolo dei bambini o di qualcosa del genere. Hai che cosa? Ho messo a posto la mia dimostrazione. Ce l'ho! La bestia agguantata da Wiles fu presentata nel mese di ottobre e questa volta non fu trovato alcun errore, alcun difetto. Il bambino era finalmente riuscito nel suo intento. I 14 mesi più brutti della sua vita erano terminati e avevano lasciato spazio alla gloria. Grazie al suo incredibile prodigio, oggi molte persone vedono in Andrew Wiles il più grande matematico vivente. In particolare, Wiles dimostrò l'ultimo teorema di Fermat facendo ricorso a due ambiti della matematica che per lungo tempo erano stati considerati totalmente slegati l'uno dall'altro, la teoria delle curve ellittiche e la teoria delle forme modulari. Le curve ellittiche sono particolari oggetti matematici descritti da equazioni di questo tipo. Il nome curve ellittiche deriva dal fatto che queste equazioni sono state usate in passato per misurare la lunghezza delle orbite dei pianeti, che notoriamente sono delle ellissi. In tempi recenti le curve ellittiche hanno trovato una importantissima applicazione in crittografia, in quanto ingredienti base di alcuni moderni algoritmi di protezione dei dati. Le forme modulari, invece, sono speciali funzioni rappresentabili sul piano complesso, che vengono utilizzate non soltanto in matematica ma anche in fisica. Alla fine degli anni 50, i due matematici giapponesi Yutaka Taniyama e Goro Shimura ipotizzarono che forme modulari e curve ellittiche fossero in realtà la stessa cosa, vista da due punti di vista diversi. Tra il 1984 e il 1986, il tedesco Gerhard Frey e l'americano Ken Ribet fecero notare un fatto molto interessante, e cioè che dimostrando la congettura di Taniyama-Shimura si sarebbe automaticamente dimostrato anche l'ultimo teorema di Fermat. Tutto molto semplice, quindi, beh, si fa per dire. Diciamo che per Wiles era sufficiente, si fa appunto per dire, dimostrare la congettura di Taniyama-Shimura per raggiungere il suo obiettivo, cioè dimostrare l'ultimo teorema di Fermat. E per farlo si basò su tecniche estremamente sofisticate come il metodo Kolyvagin-Flack e la teoria di Iwasawa, utili per studiare le forme e le curve ellittiche, classificarle in famiglie e associarle alle corrispondenti forme modulari. In particolare, l'applicazione della teoria di Iwasawa si rivelò la mossa vincente che Wiles compì in quel fatidico 19 settembre, il giorno in cui la dimostrazione fu completata. Per la verità, il matematico inglese non dimostrò completamente la congettura di Taniyama-Shimura, ma si limitò alle famiglie di curve ellittiche strettamente sufficienti al suo scopo. Poi la congettura fu dimostrata completamente nel 99. Complessivamente, la dimostrazione del grande matematico britannico è molto lunga e complessa, 108 pagine fitte fitte, che a loro volta utilizzano una grande mole di risultati precedenti. Le conoscenze matematiche a cui Wiles fa ricorso sono molto recenti, molto avanzate e non disponibili assolutamente all'epoca di Fermat. Come si spiega allora?
la notazione del francese? Beh, il mistero di Fermat resta tuttora irrisolto. Una cosa però la possiamo affermare con una certa sicurezza: è molto molto improbabile che Fermat avesse trovato una dimostrazione più semplice di quella trovata 3 secoli dopo da Weiss. Quindi o il matematico francese si era sbagliato in buona fede, oppure, e l'ipotesi è tutt'altro che remota, la sua era stata un vero e proprio bluff, uno scherzo, cioè aveva finto, molto probabilmente, di aver trovato una dimostrazione del teorema per prendersi gioco dei suoi colleghi. Se questo video ti è piaciuto e non ti sei ancora iscritto al mio canale, beh, fallo subito e attiva le notifiche, così sarai informato sui miei video e sulle mie dirette. A presto!